Sono ormai le battute finali del processo ai vertici della Banca Popolare di Vicenza. Dopo 2 anni di udienze, 115 udienze, 8.000 parti civili. Il Tribunale di Vicenza ha blindato, ma la zona rossa ha tenuto a distanza moltissime delle persone che hanno perso capitali importanti in questa vicenda. In aula non c'è Gianni Zonin, presidente all'epoca della Banca Popolare di Vicenza e la persona su cui si è concentrata ovviamente anche l'attesa mediatica, sarebbe già lontano proprio per evitare il grande clamore che susciterà la sentenza. La tensione si respira tra i banchi delle difese degli imputati. Oltre a Gianni Zonin, gli ex direttori generali Emanuele Giustini, presente in aula, Paolo Marin, Andrea Piazzetta e l'ex manager Massimiliano Pellegrini, anche lui presente fino all'ultimo in udienza, l'ex consigliere d'amministrazione Giuseppe Zigliotto, che dovranno rispondere delle accuse di aggiotaggio, ostacolo agli organi di vigilanza e falso in prospetto. L'accusa, rappresentata dai PM Luigi Salvadori e Gianni Pipeschi, ha chiesto condanne per 51 anni. Che sentenza si augura? Per noi l'importanza è appunto, come ho già detto, che ci sia una sentenza di colpevolezza, perché è il minimo che ci è dovuto come risparmiatori truffati, perché siamo stati truffati, quindi il minimo è una sentenza di condanna. I risarcimenti sono all'orizzonte, un orizzonte lontano. I risarcimenti si vedrà, ci sono altri mezzi a cui arrivare. Intanto si è arrivati a questo misero fondo, ma intanto è arrivato il 30%, sta arrivando, sta cominciando ad arrivare, che se ne dica che i risparmiatori sono stati risarciti, non è vero, sono stati risarciti qualche decina di migliaia di risparmiatori. Quel che per noi è importante è che ci sia appunto una sentenza di colpevolezza. Le difese hanno puntato tutto sulla mancanza della prova regina, nonostante le tantissime testimonianze raccolte nel corso del lungo dibattimento iniziato nel dicembre del 2018. Il collegio giudicante, con presidente Deborah De Stefano, si è chiuso in camera di consiglio. Si aspetta la sentenza, che potrebbe arrivare tra qualche giorno.